Cari amici, ben ritrovati con Campania 4.0, nuovo appuntamento dedicato al vino in Campania tra storie d'eccellenza e nuove sfide. Che annata la 2020! Pare sia di quelle ottime per i vini campani. Collezionisti e amatori sono già pronti, infatti, ad accaparrarsi i grandi rossi e i bianchi che arrivano da costa e aree interne. In alcuni casi ci sarà da aspettare un po' di tempo, ma parlando di vino si sa, il tempo è sempre un galantuomo. Sì, una grande annata a tout court che ha un compito importante, consacrare ulteriormente la bontà di una terra che ormai, per quanto attiene al comparto vitivinicolo, ha poco da invidiare a rinomate aree del nord. Doppiamente importante, visto che c'è da risollevarsi da un periodo difficile fatto di ristoranti chiusi, cerimonie annullate, turismo al palo. Ma dietro quelle bottiglie, e al favore del clima, almeno quello, dietro la grande annata 2020 ci sono uomini e donne straordinari che hanno saputo creare con le loro mani, con la loro pazienza, con il loro amore per quelle viti, prodotti d'eccellenza che si sono ritagliati spazi man mano sempre più importanti. Sapranno di sicuro far bene anche questa volta, specialmente questa volta, con un'annata straordinaria. Direttore, parliamo di vino in Campania, un prodotto di cui la nostra regione può vantare tante, tante eccellenze. Sì, credo che stiamo nel tempio del vino. Siamo nella famosa cantina di Mastro Bernardino che, possiamo tranquillamente dire, ha dato il senso e le motivazioni giuste a tutto il mondo del vino in Campania. Io credo che questa esperienza a Mastro Bernardino, insieme con quella di D'Ambra a Ischia, insomma, sono stati le due persone che più hanno creato i presupposti per un rilancio della Campania vista dal progetto Vino. Siamo in un anno dove siamo molto preoccupati, soprattutto per questa pandemia che ci sta creando grossi problemi, che nonostante ci sia stata una bellissima annata, così come l'anno scorso, anche se con qualche punto in meno di produzione, ma sicuramente di altissima qualità, però i sacrifici che il mondo agricolo ha fatto per poter arrivare ad una qualità di altissimo livello, quest'anno la vediamo un poco zoppicare in virtù del fatto che le cantine sono piene e difficilmente noi riusciremo a smaltire quello che noi pensavamo di fare. E per questo settore il Natale, le feste natalizie, sono uno dei momenti dove il maggiore fatturato lo si esercita in questo periodo. Però io non voglio essere negativo, pensando anche ad altri settori che viceversa hanno chiuso o difficilmente riapriranno. Noi col vino riusciremo forse l'anno prossimo, sempre che questo Covid riesce adesso ad alleggerire le sue preoccupazioni, a poter risistemare il nostro sistema. E io pertanto credo che proprio in questi momenti noi dobbiamo progettuare che cosa noi vogliamo fare dopo questa pandemia, all'indomani di questo fermo commerciale che comunque esiste. Io mi auguro che le forze che fino adesso ci hanno diviso ci possano essere metterci insieme per poter ripartire. Ecco, dalle isole della Campania alle aree interne i prodotti di qualità sono tanti, una qualità elevata, un vino che racconta una storia, che racconta una tradizione che in questo momento va tutelata e allo stesso tempo valorizzata. Lei diceva è questo il momento in cui, proprio nel periodo in cui ci sono maggiori difficoltà, è il momento in cui bisogna lavorare per la riprogrammazione, lavorare per il futuro, per quel che verrà dopo. Noi eravamo abituati a parlare di comparti. C'era un comparto vitivinicolo, poi c'era quello dei salumi, quello della mozzarella. Io credo che la ripartenza può avvenire soltanto se noi adesso tutti ripartiamo. Ed essere consapevoli che non è solo il vino portarlo fuori dall'Italia, non è solo la mozzarella, non è soltanto la rucola o a tutte quelle eccellenze che noi abbiamo in Campania. Ma io credo che è un momento di fare sintesi e mi auguro che l'ente regione, insieme con le Camere di Commercio, riescono ad assumere un ruolo molto importante sul modo di far ragionare
di interscambi tra tutti i settori che queste eccellenze rappresentano, e non uscire ognuno con le proprie capacità, perché difficilmente lo si potrà fare. Unire le forze, questo mi sembra sia il messaggio. C'è poi un altro aspetto di cui si parla spesso, di come il territorio stesso possa essere raccontato attraverso il prodotto, attraverso quel che produce. È questa una sfida che il vino in qualche modo, per il quale il vino è stato da apripista, parlo di enoturismo, accennava prima all'impegno anche che deve arrivare dalle istituzioni, no? Quindi far dialogare magari l'agricoltura con il turismo. Certo, io credo che oggi dobbiamo mettere da parte un po' quello che è il marchio, ma perché dobbiamo mettere il marchio Made in Italy e soprattutto Made in Campania nel rappresentare il territorio. Perché soltanto se noi riusciremo a creare quella curiosità di perché comprare un vino ischitano o un vino irpino o un vino beneventano, questo lo possiamo raccontare nella misura in cui riusciamo a raccontare un territorio, a creare quella curiosità per cui venire in questi territori, e che abbiamo tante peculiarità che dobbiamo, ecco perché io immagino di ragionare sempre tutti quanti insieme, perché ognuno possa mettere l'eccellenza che meglio rappresenta e non essere il singolo che molte volte, oddio quanto è buono il vino mio, quanto è buona la mozzarella mia. Io credo che invece noi dobbiamo fare un ragionamento, la mozzarella, il vino, dopo sicuramente la capacità aziendale è quella di che comunque abbiamo creato una penetrazione del prodotto nel mondo, dopodiché ci sarà la capacità dell'imprenditore di dare tanti servizi e potersi collocare lui sul mercato. Però io credo che noi dobbiamo far uscire fuori il territorio proprio affinché poi quel prodotto di quel territorio possa avere una forza in più per aggredire il mercato. Direttore, lei però prima ha detto è già arrivato il momento in qualche modo di dialogare, di riprogrammare. Certo, oggi non è più il momento di dire che cosa devono fare gli altri. Oggi io credo è il momento di dire che cosa noi immaginiamo di fare per questa società, per questa nostra regione, per questa nostra Italia. E non possiamo sempre scaricare su qualcuno qualche che dovrà fare qualcosa. Io credo che noi ci dobbiamo proporre, le migliori forze le dobbiamo mettere in campo, e mi auguro che su questa falsa riga noi riusciamo a rinascere. È la sfida da affrontare oggi. Certo, certo. Io credo, perlomeno per la mia esperienza, questa potrebbe essere l'unica cosa. Onde evitare che noi ci affliggiamo sempre a fare la nodula delle spese di chi non ha fatto le cose. Ecco, noi le dobbiamo proporre e poi fare sacrifici per poterle portare avanti. E noi, come parte dirigente, essere certi che queste cose si attuano, cioè anche a poterle capire per step se queste cose avvengono, ma ci deve essere un progetto comune, insomma. Una sfida, ma anche una bella mission, quella di far dialogare con parti a volte distanti tra loro, magari molto diversi, ma ha detto prima è il momento di dialogare tutti insieme per crescere insieme. Poi ad ogni azienda il compito ovviamente di valorizzare i propri prodotti. Ma questo credo che è il ruolo che le organizzazioni di rappresentanza come Coldiretti debbano fare, perché noi dobbiamo cercare di mettere al meglio insieme in progetti comuni, e noi pensiamo per esempio ai distretti che stiamo lavorando, per permettere alle persone di buona volontà che vogliono creare e parlare di quel settore al momento in cui insieme con gli altri settori fanno economia. Riuscire a creare le condizioni smussando alcuni atteggiamenti, alcuni caratteri, alcune situazioni che fanno sì che poi il territorio ragione e parla tra di loro in un progetto comune. Siamo partiti dal vino per raccontare di un 2021 che si prospetta ricco di impegni. Beh, certo, ne approfittiamo perché il vino può essere fatto come antipasto e come fine pasto, ragione per cui c'è tutto. Credo che il vino ci possa mettere d'accordo tutti, e allora credo che parlare di vino, ma soprattutto parlare di economia al momento in cui immaginiamo che cosa noi vogliamo, come vogliamo uscire da questa crisi, credo che sia un buon viatico per poterci arrivare. Nella prossima rubrica scopriamo ora in che modo le aziende stanno reagendo a questo periodo.
Professore, parliamo di previsioni per il vino che parlano di un calo importante delle vendite nonostante una qualità elevata per il 2020. Beh sì, la vendemmia 2020 è stata veramente premiante dal punto di vista qualitativo, al di là delle stesse aspettative in considerazione di un'annata agraria che ha avuto anche dei momenti diciamo non proprio lineari, eppure i vini che abbiamo poi in lavorazione in cantina invece sono veramente performanti, sono molto gratificanti, di grande interesse, fanno ben sperare per, anche in un'ottica di affinamenti e invecchiamenti più lunghi. Quindi i vini sono buoni, è chiaro che tutto questo non ha nessun effetto sull'anno in corso, perché questi sono vini che saranno pronti per la commercializzazione nel corso del 2021, ma nel frattempo portiamo sulle spalle un fardello importante che è stato quello della chiusura di tutto il canale Horeca, in particolare della parte ristorazione, che è l'anima, diciamo che è l'elemento trainante per i consumi dei vini di pregio, e quindi senza la ristorazione è chiaro che un certo mondo del vino non può stare in piedi, non riesce a coprire i propri costi di struttura, che sono costi molto elevati. Quanto la chiusura di bar e ristoranti ha influito poi sul mondo del vino? Ha influito in maniera drammatica e fortissima, nel senso che noi abbiamo delle previsioni su base nazionale che proiettano un calo dei consumi dei vini, di tutta quanta la filiera, non meno, nella misura non inferiore al 30%, probabilmente anche oltre il 35%. Quindi questi dati sono sicuramente molto molto rilevanti e molto preoccupanti per una filiera che, essendo molto complessa, avendo investimenti che guardano molto lontano, ha bisogno di remunerare questi investimenti nel corso degli anni. Quindi spezzare questa catena per una filiera come quella del vino e della vite è molto delicato e molto preoccupante. La ristorazione, tra l'altro, nelle attuali zone gialle, quando funziona all'ora di pranzo, ormai non riguarda più i consumi del vino, perché purtroppo la ristorazione a pranzo è ormai una ristorazione business. Nella ristorazione business generalmente si consuma un piatto e molto spesso non si consuma vino, il vino si consuma a cena. Questo significa sia un ulteriore impatto sui consumi di vino, sia un peggioramento dell'andamento economico della struttura di ristorazione, che sui vini ha dei margini importanti. Quindi non avere il vino, diciamo, nel conto di un pranzo cambia come il giorno e la notte per il ristoratore. Quindi sono tutti effetti combinati che peggiorano la solidità delle aziende, quindi danno ulteriori difficoltà, specialmente nel mondo della ristorazione, perché il problema principale è proprio lì, in quanto le nostre aziende hanno uno scenario internazionale, riescono comunque a vendere su più mercati, molti mercati non si sono fermati durante quest'anno, hanno continuato a ordinare, a lavorare, molti canali in alcuni mercati alternativi alla ristorazione funzionano molto bene, penso alla parte off-trade negli Stati Uniti d'America, piuttosto che in centro Europa, dove i nostri prodotti possono essere ben commercializzati anche al di fuori del canale di ristorazione. In Italia c'è un approccio più tradizionale alla supply chain, e quindi il canale della ristorazione resta la terra di elezione per la commercializzazione dei vini. I consumi dei vini raccontano poi come i consumi in questi mesi di pandemia siano proprio cambiati. I consumi sono cambiati, i canali sono cambiati. Abbiamo avuto una crescita sensibile del canale online, che insomma è stato un po' per tutte le merceologie, ma in particolare per il vino c'è stata un'esplosione di questi consumi, e anche di strutture di servizio, piattaforme che fanno attività di delivery in tempi molto stretti sulle grandi città, e questo sicuramente ha dato un'opportunità in più di raggiungere il consumatore finale. E lì molto dipende dalla capacità delle aziende di ridefinire la propria formula di business. Se ci sono aziende che hanno maggiore elasticità al proprio interno, maggiore flessibilità anche strategica, è chiaro che possono riorientarsi e provare a canalizzare una parte del prodotto in una fase B2C direttamente sul consumatore finale attraverso questi canali online.
Poi ci sono strutture di servizio che hanno cercato di fare online anche il B2B, il business to business, e anche quello è interessante, è un fenomeno che sta cambiando sotto i nostri occhi. Ci sono sempre più strutture fondate su grandi piattaforme che hanno immaginato di fare anche l'attività di delivery sul piccolo ristorante, non direttamente alla famiglia in casa. E quindi anche questo è un servizio nuovo all'interno della supply chain del vino. Stiamo monitorando e stiamo cercando di capire quali saranno le opportunità nel prossimo futuro. E le grandi superfici del canale moderno invece non hanno patito particolarmente, ma lì il posizionamento dei vini guida molto l'opportunità di mercato, perché sono vini che, o denominazioni che si prestano ad essere canalizzate maggiormente nei canali a libero servizio, e invece sono denominazioni o brand che richiedono un'assistenza nell'attività di vendita, richiedono un momento di spiegazione, di illustrazione, un'atmosfera di un certo tipo per essere commercializzati adeguatamente, e quindi in questo caso quel canale può essere di supporto ma non sostitutivo dei consumi che vengono meno nella ristorazione sostanzialmente. Ha illustrato dei cambiamenti importanti. Di cosa avrebbero bisogno secondo lei in questo periodo le aziende, che in Campania abbiamo sempre detto ci sono sempre state tante aziende? Lei è un esempio di come è riuscito con la sua storia a portare il prodotto in tutto il mondo, farlo conoscere. Ma secondo me il primo elemento sul quale battere è un elemento di carattere generale, vale a dire la diffusione della cultura di impresa. E quindi secondo me la diffusione di cultura di impresa deve essere nelle aziende e al di fuori delle aziende, nella società. Probabilmente deve partire dagli studi inferiori, bisogna spiegare come si fa a generare benessere, a redistribuire benessere nella società, chi sono i propulsori, i motori di questo benessere, sono proprio le imprese, e quindi far comprendere quanto sia determinante all'interno di un complesso sistema sociale preservare il giusto ruolo alle imprese. Poi a questo aggiungerei la centralità dell'uomo, quindi la componente sociale all'interno delle organizzazioni imprenditoriali deve ritrovare una sua centralità, molto di più della tecnica, perché tutto sommato la tecnica è un elemento che possiamo dare per acquisito, si può portare all'interno delle aziende, può essere oggetto di un'attività di sperimentazione, di sedimentazione all'interno della cultura di un'organizzazione, ma quello che conta è la capacità di visione dell'uomo. Dell'uomo e dell'uomo in quanto animale sociale, cioè nello stare insieme agli altri. La creatività dell'uomo è l'elemento che, per esempio, dà valore a un territorio. Il territorio di per sé non crea competitività. Il territorio è un insieme di risorse che necessitano di un'interpretazione creativa che solo l'uomo che fa impresa può dare. Ed anche in questa puntata spazio alle storie d'impresa. Alfonsina, sei la quarta generazione di questa azienda storica. La nostra storia, perché veramente è una storia antica, inizia con la mia trisnonna che ha comprato questi vigneti, anzi forse le sono venuti addirittura da donazioni precedenti, e quindi ha iniziato ad impiantare a Serra di Prato la Serra il fiano e quindi anche la falanghina. E da allora è iniziata questa piccola storia che negli anni è cresciuta. Adesso siamo arrivati con mia mamma che è l'amministratrice di questa azienda di storia antica, io che ovviamente con lei collaboro e vivo insieme a mio fratello questa azienda. Ovviamente è un'azienda che nasce con i vigneti, abbiamo iniziato a coltivare i vigneti, abbiamo iniziato a produrre l'uva. Dopodiché negli anni mia mamma e mio padre hanno pensato di
trasformare la sola uva in vino. Per cui è nata la cantina, la prima cantina è nata negli anni 70, negli anni 90 è stata realizzata la prima e propria vera cantina con un capannone, con i serbatoi e tutto quanto quello che è la parte industriale delle cantine, e questa struttura nella quale oggi ci troviamo è nata ufficialmente nel 2014. Il vino è un settore a cui ti sei dedicata da sempre con grande passione, soprattutto per la produzione di vini d'eccellenza. Assolutamente sì, la nostra famiglia, perché in realtà le nostre aziende sono delle aziende familiari, da sempre ci ha fatto nascere e crescere all'interno del vino, all'interno del verde, all'interno di quella che è una struttura imprenditoriale volta al territorio, perché siamo molto legati a questa terra. Ovviamente tutto questo che cosa ha comportato? Ha comportato grandi sacrifici che oggi lo sono ancora in maniera maggiore. Oggi siamo arrivati, appunto, come tu hai detto, alla quarta generazione. E io negli anni, diciamo, con mio fratello abbiamo un po' divagato, nel senso che io mi sono laureata in architettura, ho fatto altre tipologie di attività, però il cuore resta sempre quello di una famiglia che è legata a un territorio. Avendo due aziende, ovviamente abbiamo una storia da portare avanti. Io mi augurerei che anche i miei figli, che ogni tanto vengono in azienda, ci danno una mano, probabilmente possano continuare questa storia. Mi hai appena detto, sei un architetto, ma a questo settore hai sempre dedicato grande attenzione, di qui poi spazio alle innovazioni. Le innovazioni non mancano. Assolutamente sì. Quest'anno abbiamo prodotto, su suggerimento di mia mamma, che diciamo è la parte innovativa perché sta sempre lì per spingere qualcosa di nuovo con nuovi prodotti, abbiamo presentato col nuovo anno, purtroppo in pieno Covid, poi ufficialmente a luglio, quando c'è stato un attimo di tranquillità, abbiamo presentato uno spumante Brut Rosé. Noi produciamo due spumanti, uno bianco ma è sempre di aglianico vinificato in bianco, e l'altro il rosé. L'innovazione di questa azienda era quello di aver voluto fare un prodotto, una bollicina con un'uva bacca rossa. Quindi è nato il Brut bianco qualche anno fa, quest'anno il Brut Rosé, che è stato di una delicatezza estrema, perché tra l'altro noi abbiamo partecipato con l'Amdos ad una giornata sull'aceno, perché nemmeno a farla apposta il rosa è il colore per noi donne ed è una cosa alla quale ci terremmo tanto, cioè noi vorremmo spingerci anche nella beneficenza attraverso il nostro spumante rosa, perché vorremmo aiutare effettivamente tutte le donne che soffrono, perché questa azienda è a prevalenza femminile. Negli anni si è scostata, no? Tanto per dimostrare che ci sono 7 donne per ogni uomo, questa azienda è diventata quasi tutta gestione femminile. Tieni conto che la nostra collaboratrice amministrativa è una donna, la nostra cantiniera è una donna. Quindi è veramente un'azienda tutta un'azienda in rosa. Un'azienda tutta in rosa. E quindi a luglio ovviamente abbiamo presentato ufficialmente questo spumante Brut Rosé, che ha dei profumi di frutti rosa molto, molto piacevoli e che ha avuto un grande successo soprattutto in America. Un grande successo all'estero nonostante sia stato un anno complicato. Assolutamente, questa crisi che è partita a marzo ci ha completamente bloccato. Il problema è che adesso si è fermato tutto, la ristorazione è ferma, ovviamente un'azienda come la nostra che produce vini DOC G, DOC IGT, le grappe, anche l'olio, che si dedica soprattutto all'oreca, quindi alla ristorazione, ha avuto un blocco totale. Bisogna fare squadra, bisogna fare gruppo, bisogna unirsi, perché è inutile vendere i vini importanti a prezzi bassissimi perché ce li abbiamo dentro. Noi abbiamo vini di un'importanza estrema. In un buon bicchiere di storia antica cosa bisogna cercare? Troverai le nostre uve, perché abbiamo 45 ettari di vigneti, per cui troverai solo ed esclusivamente le nostre uve.
troverai delle uve che già dal terreno, già dalla loro coltivazione non hanno concimi chimici, ma solo estremamente biologici. Troverai profumi e odori e sapori molto vicini a quello che è il territorio. Troverai il profumo della falanghina erpina piuttosto che del fiano, con i classici odori di nocciola tostata piuttosto che di fiori bianchi. Nell'aglianico troverai i fiori rossi, troverai la frutta rossa, ma sentirai praticamente tutto quello che è il profumo e il gusto della verità di una terra che non ha dato modifiche negli anni. Ovvero oggi tentiamo di fare dei prodotti diversi, ma di base il nostro enologo che lavora con noi, che è una persona veramente nuova, innovativa, elastica, però di base sa che tutto quello che a noi interessa è lasciare alcune caratteristiche immobili, non nel senso che non vogliamo muoverci, però ci sono degli odori, dei profumi, dei sapori che devono essere quelli della tradizione. Quindi nei nostri vini troverai sempre i profumi delle uve. Non poteva mancare infine il nostro spazio dedicato al gusto e ovviamente al vino. Con Francesco Del Sorbo scopriamo oggi come effettuare correttamente una degustazione di vino. Siamo pronti quindi per degustare i nostri vini di oggi. Abbiamo preparato un Fiano di Avellino, un Greco di Tufo e un Taurasi. La degustazione di un vino avviene attraverso il senso della vista, il senso dell'olfatto e del gusto. In effetti noi con la vista andiamo a verificare qual è il colore del vino, qual è la limpidezza, la trasparenza di un vino. E in questo caso prendiamo il Fiano di Avellino, che come possiamo vedere ha un colore giallo paglierino intenso e trasparente, insomma un vino abbastanza pulito. E adesso facciamo roteare leggermente il bicchiere in modo da far sprigionare al vino quelle che sono le sostanze odorose e avviciniamo il naso al bicchiere e cominciamo ad avvertire quelli che sono i primi odori che ci arrivano. In questo caso abbiamo un primo odore di frutta bianca, si avverte molto la frutta bianca all'inizio, ma il Fiano è un vino complesso, nel senso complesso che emana diversi odori con il tempo. Adesso possiamo sentire, già sentiamo per esempio la tipica nocciola tostata di Avellino, che è la caratteristica del Fiano principale. Dopo averlo odorato, adesso si passa alla parte piacevole, insomma si assaggia il vino, che però l'assaggio viene fatto a piccoli sorsi, viene trattenuto qualche secondo in bocca il vino in modo da far uscire tutto il gusto del vino. Quindi lo facciamo adesso in questo momento. Possiamo dire che è un vino fresco, armonico, un vino equilibrato, molto fine. Il Fiano è un vino davvero molto fine. Se adesso avvertiamo, lo odoriamo di nuovo, sentiamo, cominciamo ad avvertire anche odori floreali. Questo è un vino che va abbinato bene come sui piatti a base di pesce, ma è anche un ottimo aperitivo il Fiano. Passiamo adesso al Greco di Tufo, che per quanto riguarda il colore è leggermente meno intenso rispetto al Fiano. Facciamolo roteare anche in questo caso per far sprigionare quelli che sono gli odori del vino. In questo caso il primo impatto del Greco è il minerale, lo zolfo, perché viene coltivato in 8 comuni della provincia di Avellino, dove è molto presente questo minerale a livello di terreni. È un vino che anche in questo caso avverte note di frutta bianca, ma direi più che altro la pesca. Si avverte proprio questo sentore di pesca bianca. La lingua riesce a catturare 4 sapori, cioè l'acido, il salato, l'amaro e il dolce. In questo caso abbiamo un vino generalmente sapido. Si avverte la sapidità di questo Greco di Tufo. È un vino abbastanza persistente, quindi lo tieni in bocca per parecchio tempo.
è un vino di una certa struttura, è un vino abbastanza importante. Anche questo è un vino che si abbina bene su piatti di pesce, ma anche va benissimo anche su formaggi non stagionati e su carni bianche. Passiamo all'ultimo vino, vino rosso. Dal bianco al rosso. Sì, dal bianco passiamo al rosso, passiamo a questo Taurasi. Chiaramente alla vista ha un colore rosso rubino. Lo facciamo roteare per assaporare quelli che sono gli odori del vino, per far uscire fuori tutti gli odori. Anche qui la nota fruttata è molto presente, si sente frutti di bosco, ciliegia, amarena. Anche questo è un vino molto complesso perché, stando poi nel bicchiere per un po' di tempo, si avverte note di tabacco, note di cuoio. Cioè, sono vini davvero molto importanti, complessi, ma di una struttura molto importante. Passiamo adesso alla parte dell'assaggio. È un vino tannico perché presenta molto dei tannini, è un vino di corpo, rotondo si dice. È un vino caldo, molto caldo in bocca, ma soprattutto l'aggettivo che a me piace molto per il Taurasi è che è avvolgente, un vino molto avvolgente. Cosa dobbiamo cercare quando beviamo un buon bicchiere di vino? Quando scegliamo il vino nelle festività natalizie, poi tutti apriamo, no, una bottiglia di rosso, di bianco, di spumante. Diciamo, io sono molto legato al territorio, sono molto legato a questi vini, quindi chiaramente propongo che questi vini che possano essere presenti sulle tavole a Natale. Si può bere a scalare, si può cominciare appunto con il fiano come aperitivo su fritture di pesce, poi passare, non so, un primo piatto più strutturato a base di pesce con un greco di tufo e poi ultimare con il Taurasi, casomai anche il giorno di Natale, quando si va a mangiare, si mangiano le carni arrostite, si mangiano sughi più importanti. E allora, grazie per averci dato delle indicazioni semplici ma importanti per scegliere bene come abbinare il vino, ma anche per scegliere quale vino bere in occasione di questi giorni di festa. Con la nostra rubrica dedicata al gusto termina anche questa puntata di Campania 4.0. Ci vediamo la prossima settimana, sempre sul canale 696.